Dopo il massiccio attacco con i droni di due giorni fa contro Kiev, gli ucraini riorganizzano la propria difesa aerea. Il comandante delle forze congiunte, Sergei Naev, spiega che questi pick-up armati con mitragliatrici pesanti saranno un'efficace risposta ai droni russi perché potranno muoversi velocemente ed essere pronti a sparare in pochi minuti. Mentre riorganizzano la difesa aerea, le forze di Kiev attaccano sul terreno. Secondo fonti ucraine, difficili però da verificare, il battaglione Azov, uno dei corpi della Guardia Nazionale, starebbe avanzando nella zona di Bakhmut, dove la Russia ha schierato il gruppo Wagner, l'esercito di mercenari che Francia e Regno Unito vorrebbero mettere nella lista delle organizzazioni terroristiche. Mosca ha promesso che sarà fatta chiarezza sulle circostanze nelle quali ieri, proprio nella zona attorno a Bakhmut, è stato ucciso il cronista dell'agenzia France Press, Arman Soldin. Aveva 32 anni ed è il 12° giornalista ucciso dall'inizio della guerra. Ad Istanbul, in Turchia, sono intanto cominciati con la mediazione delle Nazioni Unite gli incontri tra la delegazione russa e quella ucraina per prorogare l'accordo che consente l'esportazione di grano e cereali dai porti sul Mar Nero. Ma a preoccupare in queste ore è il piano di evacuazione che i russi avrebbero pronto per circa 3.000 persone che si trovano nell'area della centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa. Tra loro centinaia di dipendenti della centrale, e questo, ha dichiarato il direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale, Rafael Grossi, rende la situazione potenzialmente pericolosa.